Seconda parte di Passioni e Politica, abbiamo in studio con noi Antonio Gambetta Viana, che è consigliere regionale del gruppo Più Toscana. E come andiamo a questo punto? Perché adesso il gruppo si chiama Più Toscana invece che Lega Nord? Perché nell'ottobre 2012 voi avete fatto, lei insieme ad altri consiglieri, avete fatto questa scelta piuttosto, credo, molto penosa, no? Dopo tutta una vita spesa per la Lega, di lasciare la Lega e di fondare questo nuovo gruppo. Che cosa è successo? Dunque, sono successe delle cose a dir poco strane. Per esempio, qui in Toscana la Lega stava andando molto bene, c'era un segretario nazionale, regionale, che ha portato anche dei buoni risultati, tipo i 6,5 Alle alle regionali. regionali, diversi consiglieri comunali, provinciali, un europarlamentare. Dall'oggi al domani, dopo il congresso che ha visto Maroni segretario, è stato mandato qui un commissario che non ho capito con quale scopo. Lo scopo che è sembrato a noi era lo scopo di distruggere la Lega Toscana per richiudersi in Padania, diciamo, nelle regioni del nord e fare un movimento localistico e ristretto a Piemonte, Lombardia, Veneto. E a questo diktat che era arrivato, io mi sono opposto, sia io sia il mio collega Lazzari, in una riunione abbiamo detto parlare di prima nord in Toscana non ci sembra corretto perché perderemo dei voti sicuramente. Da quel momento lì è iniziata una guerra contro i consiglieri regionali e non c'è restato altro che tentare un'ultima carta, cambiamo nome al gruppo, chiamiamolo Più Toscana, poi andiamo a parlare su a Milano e vedere se raccolgono la nostra protesta. E il risultato è stato che ci hanno praticamente cacciato, sia me che Lazzari. Io dopo 18 anni di militanza, Lazzari 5-6, però ecco, eravamo due Cioè, più eletti che della altro Lega. la cosa così curiosa è che tutto questo sia avvenuto alla luce di risultati assolutamente È positivi. quello che Ma non lei che abbiamo ragione, capito. quindi in conclusione, voi adesso continuate, no, a lavorare in regione Certo. e tutto quello che ne consegue, ma che cosa vedete allora nel vostro futuro? Ma io credo che la mia esperienza probabilmente si chiuderà alla fine della legislatura come consigliere regionale. È chiaro che noi siamo ora un gruppo con diversi aderenti in tante province della Certo. Toscana, però è tipo una lista civica regionale. Ora c'è un fatto nuovo che sta nascendo, in Veneto è stato creato più Veneto, in Lombardia più Lombardia, in Emilia più Emilia, più Marche, quindi la nostra idea ha avuto dei riscontri fuori dalla Un Toscana, modello, insomma. tipo un modello, e ora in settimana verranno a parlare con noi i referenti di questi movimenti che sono extra toscani e probabilmente forse riusciremo a dare un'idea di partito nazionale con questo riferimento localistico. Ecco, che cosa vi differenzia allora questi movimenti allo stato attuale? In cosa si differenziano dalla Lega Nord? Ma diciamo, prima di tutto c'è più democrazia perché Interna al interna partito. al movimento, perché noi facciamo una riunione con tutti i nostri i fondatori e la sintesi che viene trovata a maggioranza viene portata avanti, anche se io sono contrario, però viene portata avanti, se un altro è contrario, viene portata, basta che ci Insomma, sia la dinamiche maggioranza, di democrazia, sì. certamente, e questo nella Lega purtroppo non c'è più, mentre prima c'era, adesso non c'è più. Quindi tutto questo potrebbe ruotare intorno proprio alla figura di Marroni? Di Maroni? Io credo che più che Marone sia il contorno. Perché c'è sempre un cerchio magico intorno a chi comanda. Il Sì, cerchio magico di certo. Bossi magari prendeva soldi, questi qui invece comandano e distruggono la democrazia interna. Allora, alla luce di questi 2 anni di mandato che vi aspettano, lei si è posto qualche obiettivo da raggiungere a tutti i costi per la Toscana? Sì, noi abbiamo presentato in questi giorni, negli ultimi 2 mesi, 5-6 proposte di legge. E tre riguardano la fusione dei comuni.
perché bisogna andare incontro a queste fusioni per meglio amministrare, per far avere anche più contributi ai piccoli comuni che non ce la fanno più col patto di stabilità. Poi abbiamo presentato la proposta di legge sul degrado ambientale delle città. Un'altra importantissima è quella contro il proliferare delle sale giochi e delle sale slot, e dovrebbe andare in discussione in quinta commissione ora a breve. E poi altre proposte di legge riguardanti anche il fatto del lavoro, che è il tema dominante del momento, perché la gente non ce la fa più. Insomma, siamo soddisfatti della produzione che stiamo facendo, pur essendo rimasti in due e con un gruppo di assistenti ridotto, perché abbiamo deciso di rinunciare anche per far risparmiare la regione. Noi potevamo tenere 8 persone, ne abbiamo 4, quindi credo che abbiamo dato un segnale anche in questo senso. Ecco, per quanto riguarda il lavoro, quali sono le vostre proposte? Le nostre proposte sul lavoro sono molto rivolte specialmente alla Toscana, più che in generale, perché chiaramente Certo, noi parliamo certo. di Toscana. Noi chiediamo che la regione dia dei benefici alle aziende che assumono i giovani. Già il progetto Giovani Sì è una buona cosa, però andrebbe migliorato e andrebbe data la possibilità anche ai piccoli artigiani che vogliono assumere un apprendista di tornare come era una volta. Ecco, una volta uno andava a imparare un mestiere da un artigiano e alla fine veniva fuori l'idraulico, veniva fuori il Certo, fornaio, quindi cose che non ci ampliare il sono più più. possibile questo tipo di strumenti che effettivamente per alcune tipologie di impresa funzionano, però oggettivamente poi l'artigianato in Toscana è uno strumento dominante. E Certo. a parte le norme che riguardano i giovani? Ma c'è il problema degli esodati, anche quello però non è un problema regionale, però Certo. quello che si può fare in questo senso è chiedere che il Presidente Rossi, credo l'abbia già fatto anche per conto suo, ecco, penso che ci abbia pensato lui, andare a parlare con i ministri e cercare di risolvere questa situazione, perché anche in Toscana sono tantissime le persone che non sanno cosa gli accadrà in futuro. Sì, no, tra Quindi, l'altro c'è anche l'enorme questione della cassa integrazione in deroga che non è stata ancora risolta certo. del tutto, del tutto. Allora, lei che cosa ne pensa? Le faccio una domanda di politica nazionale. Cosa ne pensa del governo Letta? Ma penso che era l'unico governo possibile al momento attuale. Credo che quello che ha detto il presidente Napolitano ieri, che la durata dovrebbe essere 18 mesi per fare qualche riforma, Almeno. penso che sia giusto, giusto, e poi bisognerebbe con una nuova legge elettorale andare al voto e vedere finalmente di avere una maggioranza politica, perché altrimenti c'è uno stato confusionale che non fa bene all'economia. Tra l'altro anche penso la regione, no, subisce le conseguenze del caos politico a livello centrale, perché insomma, spesso il Consiglio regionale interviene per adattare anche il semplice bilancio alle nuove disposizioni. Ah, certo, è chiaro. Allora, ultima domanda perché abbiamo quasi finito il tempo. Dunque, che cosa potrebbe di nuovo votare la Lega un giorno? A quali condizioni? Ma io questa Lega qua, purtroppo, devo dire purtroppo con grande dispiacere, no, non mi ci riconosco, quindi non posso votare la Lega. Guarderò chi votare, deciderò secondo coscienza quel partito, il movimento che mi sembrerà più giusto. Comunque, secondo lei quel tipo di cioè non ha, la Lega non può recuperare un po' dello spirito iniziale, ormai la situazione è completamente Forse la Lega no, perduta. forse questa nuova aggregazione che sta nascendo intorno a Certo. questo più che abbiamo tirato fuori dal cilindro noi, e credo che possa essere la soluzione per dar voce a chi era anche aderente agli ideali federalisti e che nella Lega non vedono più concretizzarsi questo fatto. Ma il Movimento 5 Stelle secondo me non è la risposta per chi non sa chi votare. Ma quello è un movimento di protesta, come era la Lega la prima volta che è venuta fuori la Lega, tutti votavano per protesta e si è già sgonfiato. Io credo che
sono lì in Parlamento, in 3 mesi sono pochi, però se in 3 mesi non fanno altro che parlare delle beghe interne, credo che non vada da nessuna parte. Ci manca un po' qualcosa, in effetti. Va bene. Allora, non abbiamo più tempo, quindi ringrazio il nostro ospite, Antonio Gambetta Viana, del gruppo consiliare Più Toscana. Grazie anche a voi dell'attenzione e buona serata.